Roberto, io sono un narratore scortese. La gente, che io chiamerei gentaglia, funziona così. Facciamo un esempio di lei che vive della foto, quindi l'immagine, la bella immagine. Allora, il giornalismo funziona così. Io lo faccio senza quell'impronta, ma l'idea che ha la gente di me, la percezione è le iene, le cose, lucignolo, eccetera. Allora, funziona così, gliel'ho detto. Se lei con Reggio Sera dichiara: io non ho mai dormito da solo, ok, vorrei la stessa cosa anch'io. Ma se io quella roba la chiedo, non so, ad Annalisa Gabitti, che era con me al liceo, Annalisa grida al sessismo, allo scandalo, eccetera, eccetera. E in generale, fare una chiacchierata seguendo il mio percorso mentale, che è volutamente... È zizzagante. Devo accompagnare a casa la bimba. Che è sua figlia. Che è mia figlia. Adottiva. No, è via. Però... è scurina perché ha la mamma colombiana. Per cui ma è nata prima della, no? Prima della candidatura? Sì. Meraviglia. Quindi ha una moglie colombiana? Colombiana, sì. Ma adesso va allo studio? Sì. Ha ripreso? Sì. Cosa pensa di Gianni Sant'Andrea? È il fotografo. È un pittoresco? Sì, no, è un amico. Stefano Rossi, Enrico Rossi che è qua? Sempre disponibile. Enrico Rossi che è qua? Enrico Rossi è un amico. No? Paolo Boccaccini? Il suo ex? Il suo ex socio, certo. Amico. Foto Artioli che sono qua? Sempre... Io li conosco un po' meno, però li conosco. Giuseppe Bucaria, che è un caro amico. Conosco da anni, ma conosco tutti. Ho sempre avuto buonissimi rapporti. Un giorno, quanto devo aspettare per filmare il suo luogo di lavoro? Il prossimo, 5 anni? Quando lo metto a posto, perché adesso ho un'infiltrazione dal piano di sopra e ho lo studio sotto sopra, per cui appena riesco finalmente a rimettermi... Cioè, io sono di centrodestra, non lo racconto tanto, ma abbastanza. Gandolfi mi ha dedicato... mezz'ora, da lei pretendo 5 ore. No, porzione, sì, allora. No, nel senso che essendo dico, oggi ho fatto la lascia, oggi no, ho fatto per strada 5 minuti con Pancaldi, sarà che è uno dei. Arrivederci.